Right, allora questa decisione come è maturata? Questa scelta con Renzi, per lei è sempre stata vicina a Renzi, ma adesso una scissione? È una scelta che è maturata sulla base del fatto che noi abbiamo bisogno di mettere in campo per il Paese un progetto riformista che sia attento ai temi dello sviluppo, della crescita, della creazione di nuove occasioni di lavoro, della realizzazione di infrastrutture. Io vengo dal Partito Democratico e sono molto affezionata al Partito Democratico perché tutta la mia militanza politica è stata lì, quindi con grandissimo rispetto e anche con molta sofferenza ho assunto una decisione che però è tutta politica, nel senso che ritenevo che nell'attuale Partito Democratico fosse un po' affievolita, diciamo, quell'istanza riformatrice di cui parlavo e che rischiasse, come dire, di dare voce a un'impostazione che fino in fondo non mi convinceva, lo dico rispetto proprio ai temi che ho elencato. Ora, questa, diciamo, esperienza spero che maturi nel territorio, che aggreghi nuove persone, che sia un'occasione anche, diciamo, per rinnovare la classe dirigente, però è un'esperienza che sta a pieno titolo dentro, diciamo, l'esperienza di governo che è nata, che non è intenzionata a indebolirla ma semmai a rafforzarla, perché è capace, diciamo, di imprimere l'acceleratore su temi che interessano la vita delle persone, dalla sanità ai servizi, insomma la possibilità di avere un rinnovamento della politica, anche un rinnovamento dei temi che portiamo all'attenzione delle persone. Ecco, ma tra un po' ci saranno anche le votazioni in Liguria, che succederà, che cosa farete? C'è anche chi parla già di un possibile dialogo, diciamo così, fra Berlusconi e Renzi. No, guardi, io penso che innanzitutto bisogna mettersi d'accordo sui contenuti, quale che sia l'alleanza, l'ho anche detto chiaramente oggi in due interviste, noi teniamo aperto anche un canale di dialogo con il Movimento 5 Stelle, però deve avvenire con un'agenda per il territorio molto chiara. Si fanno le opere strategiche, si fa la gronda, si fa il raddoppio del ponente oppure no? Si investe sulla formazione, sui giovani oppure no? Se queste idee programmatiche sulle quali noi non abbiamo alcun dubbio, noi vogliamo lo sviluppo, vogliamo le opere infrastrutturali, vogliamo dei collegamenti veloci, vogliamo che le persone abbiano il diritto di muoversi, se queste condizioni programmatiche saranno chiare, mi pare del tutto evidente che ci potranno essere punti di incontro. Se invece, come dire, non ci saranno le condizioni programmatiche, è evidente che non saranno possibili sintesi a freddo, nemmeno con l'alleato che attualmente fa parte del governo con noi. Un'ultima cosa, Renzi, parlando del PD, ha parlato anche di fuoco amico, un fuoco amico che ha conosciuto anche lei quando è stata candidata Presidente della Regione. Sì, è verissimo, ma guardi, io non ho lasciato il PD nemmeno quando una parte del Partito Democratico ha contribuito a fare perdere le elezioni regionali. E questa vicenda è molto diversa rispetto a quella delle regionali. All'epoca chi ha lasciato il Partito Democratico lo ha fatto un giorno prima delle elezioni regionali e ha determinato la sconfitta. In questo caso Renzi ha fatto nascere il governo, stabilizzato questa maggioranza, evitato che Salvini andasse da solo al governo con i pieni poteri e poi ha fatto una scelta politica che è tutta programmatica e che sono certa non indebolirà l'attuale esperienza di governo. Quindi sono due esempi molto differenti. Io non ho lasciato il PD nemmeno in quell'occasione, è evidente che se l'ho fatto oggi è perché ritengo, diciamo, improcrastinabile e fondamentale avviare un'esperienza nuova anche dal punto di vista dei contenuti e delle idee, alla quale non avrei potuto rinunciare perché penso, diciamo, che il mio Partito Democratico, quello in cui sono stata fino, diciamo, a qualche giorno fa, è un Partito Democratico che su quelle idee, su quei contenuti non ha, come dire, completamente, diciamo, le carte in regola, perché comincia un po' a tentennare. Allora io vorrei non rinunciare a quei progetti, a quelle idee, farlo comunque all'interno della sinistra, farlo comunque dentro, diciamo, un quadro di stabilità della sinistra.
Il Movimento 5 Stelle in regione si sta interessando di diversi temi. Ovviamente fra i vostri cavalli di battaglia ci sono anche i treni, i collegamenti con i treni, del resto interessano anche moltissimi pendolari che devono prenderli tutti i giorni. Da questo punto di vista la vostra posizione qual è? I treni regionali devono funzionare meglio, devono essere più efficienti negli orari, ma anche nel servizio, perché se noi andiamo sui convogli regionali troviamo una situazione di sporcizia, anche tutta una serie di porte rotte che non funzionano e quant'altro, a cui si vanno ad aggiungere tutti questi problemi, interruzioni del servizio, treni soppressi. Ecco, una proposta che noi vogliamo fare, stiamo sostenendo e portiamo all'attenzione dell'assessore in consiglio regionale, è quella di istituire, creare dei bonus per non soltanto rimborsare del costo del biglietto nel momento in cui il pendolare, il turista perde il treno perché è stato soppresso il treno, quello è troppo poco, diciamo, si creino anche dei bonus o degli abbonamenti gratuiti che vadano a compensare il disagio che viene creato nel cittadino, anche in modo tale da spingere Trenitalia a voler fare un servizio migliore, perché chiaramente poi diventa una vera perdita nel momento in cui crea un disservizio. Allo stesso tempo va sicuramente ridiscusso il contratto di servizio di Trenitalia con Regione Liguria, quindi noi chiediamo a gran voce di aprire un tavolo di discussione, perché il contratto che è stato siglato con la Regione Liguria a dicembre 2018 è totalmente a favore e a vantaggio di Trenitalia e non del servizio e non dei cittadini, e questo noi lo vediamo, lo viviamo sulla nostra pelle. Secondo voi, insomma, ci vuole più forza contrattuale da parte delle regioni nei confronti di Trenitalia? Assolutamente sì, per poter garantire un servizio pubblico alla cittadinanza. E non è possibile che ci sia questa sorta di sudditanza invece da parte di regione, che deve rappresentare i cittadini, verso Trenitalia. Trenitalia deve fornire un servizio e regione deve fare in modo che quel servizio sia dignitoso, funzionale e che non lasci in difficoltà tutte le persone che lavorano spostandosi nella nostra bellissima regione. Bosio, cambia il governo, restano in Liguria i problemi di sempre, soprattutto legati alle infrastrutture. L'amministrazione di Sanremo si è già attivata per cercare di avere incontri. Lei dal punto di vista sindacale ha sempre fatto del tema infrastrutture uno di quelli principali, ma allora adesso cambierà qualche cosa? Cosa dobbiamo puntare in questa Liguria? Il problema se l'è posto il neo assessore del comune di Sanremo, se l'è posto CGL e CISL a livello regionale sul tema delle infrastrutture. E devo dire che ieri abbiamo fatto anche il nostro esecutivo regionale, io ho ricordato al segretario generale che il tema delle infrastrutture è un tema che riguarda dal confine di Ventimiglia fino a Spezia. Io credo che sia fondamentale che si abbia la percezione e la conoscenza reale del fatto che occorrono due o tre interventi, per la verità ne occorrerebbero molti di più, ma da realizzare, da iniziare, da progettare, finanziare, da realizzare a tabur battente, che consentono l'accessibilità del territorio. Parliamo del raddoppio ferroviario, che poi non è solo un problema per la Liguria o solo per le province di Imperia e di Savona, ma riguarda, come dire, il tema del completamento Andorra-Finale. Esatto, che certo. Poi in parte è già doppio binario. Il collegamento alla Carcara-Predosa, perché consentirebbe quindi bypassare il nodo di Genova e quindi ai turisti di venire qui e non fare un'ora e mezza di coda in entrata e in uscita. E poi c'è anche il tema della mobilità sul territorio. Sappiamo delle difficoltà di autostrade, di quello che è emerso in questi giorni, in questi mesi e in queste ore. Però il tema dell'Aurelia Bis è un tema che sicuramente va ripreso, che non può essere limitato a realizzare un nuovo casello, ma che deve, anche se per pezzi, consentire di favorire una mobilità sul territorio. E quando uno arriva a Nervia fa la coda per arrivare poi a Roverino, andare in Francia, che è impossibile in alcune giornate, venerdì, sabato, il mese di agosto e non solo. Quindi il problema della mobilità dell'area di Ventimigliese, eccetera. La mobilità da Arma fino ad arrivare all'uscita di Sanremo e di Ospedaletti. Quindi realizzare quei due pezzi, due o tre tronconi, per consentire nei prossimi anche 20 anni, ma sarà sempre 20 anni quando si inizia, di favorire una mobilità diversa. E poi ovviamente sono altri tipi di intervento, però credo che il raddoppio ferroviario, l'Aurelia Bis, la Carica e Predosa siano per le due province aspetti fondamentali per il settore industriale e per il settore turistico.
Ha avuto molteplici finalità l'incontro, la cura della persona in una sanità futura e moderna che si è svolto ieri pomeriggio al Casinò di Sanremo. Dunque, partiamo un attimo da a monte, perché oggi innanzitutto, oggi 17 settembre, giornata mondiale della salute e delle buone cure, giornata che anche il nostro governo a maggio ultimo scorso ha confermato anche per la nazione, per l'Italia. Futuro della sanità. Direi che gli argomenti odierni che verranno trattati sono sicuramente due almeno riguardano gli aspetti salienti della sanità a livello nazionale. Una tavola rotonda per richiamare l'attenzione alle giuste cure per non affidarsi ai falsi messaggi, le cosiddette fake news. Perché purtroppo gli interessi di chi diffonde certe informazioni sul web non sono sempre limpidi, anzi molto spesso sono appunto nascondono interessi di tipo economico, e quindi ci vuole un'aumentata consapevolezza in un paese che ha un'alfabetizzazione sanitaria che in molti casi è problematica, e quindi le istituzioni ad ogni livello devono impegnarsi a tutela dei pazienti e dei cittadini in generale. E come dicevo, l'impegno necessario è a più livelli. Alcune istituzioni del mondo medico, come la Federazione Nazionale degli Ordini, hanno presidiato questo versante dando uno strumento in più, il portale dottoremaeveroche.it è proprio destinato ai cittadini per avere una risorsa in più nel difendersi dalle bufale. A livello comunicativo lo sforzo in più per tutti i medici è quello di non ritirarsi mai dal confronto quando magari il proprio paziente nell'ambito dell'ambulatorio fa una domanda strana, chiede conto di qualche ricerca su internet. Sappiamo che le evidenze ci dicono che è necessario ingaggiarlo, allearsi con quel paziente, andando appunto a trovare un confronto anche su questi temi. E in generale per le istituzioni a livello nazionale riportare sui banchi di scuola il pensiero critico, alcuni concetti di logica in grado di dare agli utenti di domani gli strumenti per difendersi da soli. Particolare attenzione al progetto per la realizzazione dell'ospedale nuovo. I sindaci ponentini chiedono però investimenti sulla viabilità. Ma intanto dico che in quest'ultimo anno sono stati fatti dei passi avanti anche significativi, no? A partire dall'Assemblea dei Sindaci che ha deliberato, a unanimità, l'assenso dell'ospedale unico, e allo stesso tempo con delle piccole precisazioni. Io credo che oggi questo percorso sia un percorso obbligato, il quale si crede, ma ovviamente dobbiamo porre attenzione a determinati temi. Il primo è quello del pronto intervento, deve essere sicuramente rafforzato, e sempre anche quello della logistica. Credo che oggi le infrastrutture nel nostro territorio sia un punto dolente, e il discorso di avere un ospedale unico e allo stesso tempo anche per questa grande opera potenziare tutto quello che è la viabilità, e mi riferisco alle abissi, è sicuramente un percorso importantissimo. D'altro canto mi auguro anche che, comunque, visto che ormai questo ospedale unico, anche la Sonia Viale ci ha confermato che arriveranno le risorse per l'INAIL, c'è l'assenso di tutti i sindaci del territorio, mi auguro che venga fermata la rimodulazione dei reparti. Ecco, credo che a questo punto bisognerebbe fermare tutto quello che sta avvenendo in questi ultimi anni e lavorare tutti insieme per l'ospedale unico, che oggi in questa giornata che è stata organizzata credo si ribadirà la volontà, e soprattutto quali sono anche, poi ascolteremo quali sono anche un po' le opinioni di tutti quanti. Ma la posizione che ha preso l'amministrazione di Imperia è stata fin dall'inizio molto chiara, decisa e trasparente, devo dire. A tratti forse anche, o almeno inizialmente, impopolare, nel senso l'amministrazione si è subito espressa a favore dell'ospedale, non l'ospedale unico, dell'ospedale nuovo, che sembra una sfumatura lessicale ma non è così, cioè noi siamo a favore, l'amministrazione a favore di un nuovo ospedale di eccellenza in posizione baricentrica rispetto alla provincia, però a determinate condizioni, cioè devo rimanere dei punti di primo soccorso nei tre comprensori, quindi Imperia, Bordighera e ovviamente Sanremo sarà sull'ospedale nuovo, immagino, e si deve lavorare molto dal punto di vista della logistica, cioè bisogna consentire a tutti i residenti del nostro territorio, che è molto ampio, caratterizzato anche da zone montane, da viabilità anche spesso non adeguata, di poter raggiungere l'ospedale nuovo. A queste condizioni siamo assolutamente favorevoli. Beh, sul futuro ospedale nuovo, quindi un vero plesso ospedaliero, la città di Ventimiglia è molto favorevole, anche perché c'è una frammentazione un po' così, anche perché è meglio avere delle specializzazioni di un certo tipo. L'unica cosa che bisogna fare prima però è la viabilità.
è impensabile che uno che abbia una persona che ha bisogno di un intervento o di un'urgenza che abita a Castelvittorio o a Oliveto San Michele debba attraversare tutta Ventimiglia per tutte le città per arrivare alla Taggia. Questo è una cosa che bisogna pensare da subito. L'Aurelia Bis è determinante per poter dare un servizio ai nostri concittadini dell'estremo ponente di confine. Ed ancora sottolineare l'importanza di nuove soluzioni organizzative volte a migliorare l'assistenza alla persona, favorire il lavoro e la crescita professionale del personale sanitario. Elevata propensione imprenditoriale e livelli di disoccupazione tra i più bassi del paese. Cuneo è la terza provincia, dopo Bolzano e Reggio Emilia, per il più basso tasso di disoccupazione e diventa seconda solo a Bolzano per il minor tasso di disoccupazione femminile. Questo quadro molto positivo è emerso in Camera di Commercio a Cuneo durante la presentazione del secondo report regionale su economia, imprese e territori, realizzato nell'ambito del progetto SISPRINT, Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali, promosso da Unioncamere in coordinamento con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Il progetto, rivolto alle amministrazioni titolari della programmazione, coinvolge 21 Camere di Commercio italiane, alle quali è demandato il compito di realizzare iniziative locali di animazione e ascolto del territorio e comprende, oltre al report informativo sui dati, un cruscotto online per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche e territoriali realizzato col contributo di Infocamere e Sicamera. Un modo, io penso, molto semplice per fotografare quelle che sono le necessità che oggi i territori hanno per un migliore utilizzo di quelle che sono le risorse europee, in funzione anche di quelli che sono i bisogni che i sistemi imprenditoriali lamentano da tempo di non avere il necessario ascolto. Credo che questo tour che viene fatto in Italia, ma partendo in modo particolare bene anche dal nostro Piemonte, ci possa mettere in grado di guardare con più sufficiente ottimismo a queste tante risorse che finora non sono ancora giunte sufficientemente a dare ali alle nostre ambizioni e a metterci in condizioni di far bene anche per il nostro futuro. Sì, SISPRINT è un progetto inserito nell'ambito della programmazione comunitaria, in particolare nel PON Governance 14-20, ed è un progetto che ha l'obiettivo di rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di mettere a punto degli strumenti che siano sempre più coerenti con quelle che sono le esigenze dei territori e delle imprese che sui territori operano. Cuneo ha un livello di disoccupazione, un tasso che è ai minimi livelli nazionali e su livelli di paesi quali gli Stati Uniti e il Regno Unito. A livello di disoccupazione femminile è addirittura di fatto secondo solamente a Bolzano. Quindi qual è il punto? Che questa imprenditorialità, questa diffusione di imprese, che è un dato caratteristico, questa propensione all'export della provincia, questi settori come l'agroalimentare che la tengono, di fatto la tengono rispetto, la fanno tenere rispetto agli altri paesi, danno dei risultati anche dal punto di vista della tenuta occupazionale. San Giuseppe Copertino. Il santo dei voli nacque nel 1603 in una famiglia di contadini delle Puglie. Nel 1628 divenne sacerdote e frate conventuale. Incapace ad apprendere, pregò tanto che un miracolo gli fece superare gli esami, così che venne accolto dai minori di Grottella. Come sacerdote dimostrò molto buon senso, intelligenza pratica e un amore particolare per la povera gente. Un giorno in chiesa, davanti a molta gente, cominciò a levitare. Da allora i suoi voli si moltiplicarono anche in pubblico. La gente arrivava numerosa per chiedergli consigli e miracoli, finché il Sant'Uffizio lo trasferì ad Osimo, dove morì nel 1663. Patrono dell'aeronautica civile e militare, degli astronauti e degli aviatori, è invocato dagli studenti e dagli esaminandi.
L'Inter pareggia 1-1 contro lo Slavia Praga nel primo match di Champions League. Questo è il commento del tecnico nerazzurro Antonio Conte. Sicuramente dobbiamo essere delusi. Delusi perché non è stata una buona partita. È stata una brutta prestazione. Penso che abbiamo fatto veramente vedere pochissimo della nostra idea di calcio, per quello che noi ci alleniamo. E quindi da questo punto di vista sono deluso e mi prendo chiaramente la responsabilità, perché non ho inciso come avrei dovuto incidere. Lo Slavia è stato più bravo in tutto, nella pressione, nell'intensità, nel gestire anche il livello di partita internazionale. Sono stati più bravi, bisogna riconoscerlo, e noi dobbiamo prendere spunto da questo proprio per capire che abbiamo tantissima strada da percorrere. Importante successo del Napoli che batte 2-0 in Champions League il Liverpool. Questo è il commento del tecnico della squadra azzurra, Carlo Ancelotti. Ma io sul rigore non l'ho rivisto, non ho idea di quello che è successo. Dalla panchina mi sembrava abbastanza chiaro, però non è che non voglio discutere su questo. Se lui dice che noi possiamo vincere la competizione, lo ringrazio molto, perché diciamo lo dice un allenatore che conosce molto bene il calcio, ma insomma la strada è molto lunga. Come ho detto, adesso dobbiamo pensare a passare il turno, che quello è già il primo obiettivo. Siamo indirizzati bene, perché l'anno scorso la prima partita abbiamo fatto 0-0, adesso insomma siamo partiti con una vittoria e questo è positivo. Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Napoli. Sicuramente abbiamo giocato molto meglio rispetto alla partita dell'anno scorso, dove abbiamo perso 1-0. Penso che abbiamo avuto diversi momenti positivi durante la partita, abbiamo controllato la partita anche per lunghi tratti, abbiamo fatto delle ottime intercettazioni e abbiamo fatto anche diversi contropiedi. Credo che le due squadre abbiano dimostrato tanto rispetto nei propri confronti. Tutte le due squadre hanno giocato in modo molto compatto, hanno difeso molto bene. Bisogna giocare proprio così quando si incontra una squadra forte come il Napoli. In Champions League la Juventus questa sera affronterà l'Atletico Madrid. Queste le parole alla vigilia del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Perché noi sinceramente non lo sentiamo. Siamo la Juventus, ogni volta andiamo in campo per una manifestazione e l'obiettivo è vincere. Però sappiamo benissimo, poi ci sono delle manifestazioni in cui l'obiettivo è vincere, vale per 10-12 squadre che sono attrezzate come noi, sono forti come noi sotto tutti i punti di vista. Io penso che dobbiamo affrontare queste partite con un livello di determinazione eccezionale, ma anche con un livello di leggerezza, perché bisogna tornare anche a divertirsi in campo e senza essere assillati da una fobia che non è logica, e quindi non ci deve interessare più di tanto, sempre con la premessa. L'obiettivo quando si va in campo per una manifestazione deve essere quello di provare a vincere.